Era un mostro con 8 gambe, 6 braccia, 4 mani, 2 occhi e un solo cuore, spezzato da una pena d'amore. A vendicarsi mangiandosi il cuore intatto della sua amata non lo fece star meglio. Lo capisci perché continuo a farti tanta paura? O devo di nuovo mettermi quella stupida maschera sulla faccia? Il mostro della palude è un mostro che non delude. Bonifica stagni e conti in banca. La sua porta vi spalanca e non illude. Recitava così lo slogan del mostro della palude durante la campagna elettorale. C'era una principessa che scappava impaurita da un orco cattivo che se la voleva mangiare. C'era un orco che inseguiva una principessa per offrirle un pezzo di pane, tutto quello che aveva. C'era un mostro molto vanitoso che mostrava fiero a tutti le sue mani di artigli scintillanti. Ma quando tornava a casa diventava triste, perché condannato a non poter accarezzare il volto di nessuno. Lui ci teneva a non sfigurare. C'era un mostro scemo. Per il resto però non era niente male. Bello, alto, biondo, ben piazzato, gentile, amabile, sensibile, divertente, ma era scemo. C'era un artista mostro che non mostrava mai le sue opere. Un maestro mostro gli disse: "Mostramele." E lui, dopo un po', gliele mostrò senza rimostranze. Il maestro mostro si mostrò stupito e, per dimostrargli la sua gratitudine, gli organizzò una mostra dove il mostro poté finalmente mettersi in bella mostra. Un giorno un mostro e un fantasma si incontrarono. Il mostro tentò di sbranare il fantasma, ma non ci riuscì, perché il fantasma non aveva un vero corpo. Il fantasma tentò di spaventare il mostro, ma neanche lui ci riuscì. Difficile spaventare un mostro. Si guardarono delusi ed entrambi se ne andarono. C'è un mostro che ama raccontarmi le disgrazie che capitano agli altri. Spesso si commuove e prova molta pena per loro. Mi capita spesso di doverlo consolare, ma succede sempre che improvvisamente inizia a ridere forte e poi se ne va. Credo provi vergogna. Forse si sente inadeguato. Era l'ultimo livello, l'ultimo mostro da affrontare. Ma non ti preoccupare, se perdi questo duello, esci senza salvare. Puoi sempre ricominciare. Avete ascoltato 100 storie di paura, un podcast creato da Fabrizio D'Elia e prodotto da Another Music Records. La voce narrante è quella di Matteo Carassini. Sono certo di non essere l'unico ad aver avuto a che fare con mostri e fantasmi.
Se anche tu hai una storia di paura che vuoi raccontare, breve o lunga che sia, scrivimi su Instagram, mi trovi come fabrizio.d.elia. Non avere paura, per quanto assurda la tua storia possa essere, ti leggerò e potremo parlarne. Grazie per aver ascoltato questo episodio. 100 storie di paura si conclude qui e spero di aver dato voce anche ai vostri mostri e fantasmi che spesso cercano soltanto una strada per comunicare con noi. Ci sentiamo alla prossima storia di paura.